Nomura, Spinning Obsession. Resistere al fascino della città eterna, su questo non vi è alcun dubbio, ed allora veramente impossibile resistere per noi ad alcune ore di pesca sul nostro fiume. Allora seguitemi e vediamo questa volta il biondo che cosa ci riserva. Inizio a pescare con uno degli artificiali in assoluto più conosciuti e al tempo stesso ancora, a mio avviso, catturanti sul biondo Tevere. Il cucchiaino rotante. Sì, il colore dell'acqua, come potete vedere, è ottimo, eccellente per questo tratto di fiume. Tuttavia la corrente è molto forte. La mia scelta è andata appositamente soprattutto all'inizio, su un cucchiaino rotante, intorno a 15 grammi, necessario per contrastare perlomeno in parte la corrente presente in questo tratto. Utilizzando in rotazione varie tipologie di esca, passando dai cucchiaini rotanti o ondulanti, necessari assolutamente nei tratti di corrente veramente forte, ad i minnow, ad i crank ed alcune grube in silicone. Questo ovviamente sarà il fiume, sarà la corrente, la forza della corrente e la profondità dello stesso a determinare il tipo di artificiale da utilizzare.
machst du dich still, wie du weißt. Sieht man Dinge jeden Tag, komm, es schreit. Was keiner sonst dir sagt, schlägt kommen, Schmerzen gehen. Fantastico, veramente fantastico pescare nel bel mezzo del centro di Roma. Sopra di noi un traffico caotico, qua sulle sponde del Tevere, beh, veramente, veramente, veramente una meraviglia. Pescare, camminare e vivere attimi di storia antica che ancora lasciano a bocca aperta. Ho portato con me due tipologie di canne sostanzialmente diverse. Una I6 Jazz Pro, 7 piedi per un'oncia, una canna d'azione ultra fast, una canna rapidissima, perfetta per tagliare le forti correnti dei tratti più impetuosi del Tevere e per contrastare anche prede importanti che possono sicuramente capitare in questo tratto di fiume. La seconda canna, una Hiro Camu, assolutamente diversa come azione, una 7 piedi e 6, una canna sostanzialmente più lunga, un'azione di lancio tra i 4 e i 17 grammi, una canna morbida, una canna ideale per pennellare il sottosponda con gommine e minnove di piccole dimensioni. Nomura, Spinning Obsession.